Vi ringrazio perché siete intervenuti a questa riunione e abbiamo interesse a dimostrare la nostra apertura verso di voi. Finora c'è stato sempre un riserbo, ma non ne vediamo l'utilità di questo riserbo. In altre condizioni politiche o storiche si può capire che il riserbo sia dovuto a dei regimi politici particolari oppure a una repressione. In questo caso abbiamo una buona libertà di agire e non c'è nessun motivo per stare nell'ombra e per stare, diciamo, alimentando dei pregiudizi ormai vecchi e storici che oggi non hanno più ragione di essere. Parlando di De Pretis, come è stato detto, ricorre il 200° anno della nascita, quello che ha detto Roberto posso aggiungere che è stato, si è accostato in un primo momento alla monarchia e poi è stato anche prodittatore in Sicilia. Durante i vari ministeri da lui presieduti iniziò la politica cosiddetta del trasformismo, formando maggioranze parlamentari con gruppi di tendenze disparate. Pensate un po', oggi è una cosa normalissima di tuttora. Concluse la triplice alleanza fra Germania, Austria e Italia. Iniziato massone e subito insignito del grado di compagno d'arte, il 22 dicembre 1864 presso la loggia Dante Alighieri di Torino. Fu elevato al grado di maestro nel 1866 alla loggia Universo di Firenze. Nel 1877 raggiunse il 33° e ultimo grado antico e accettato e nel 1882 fece parte del Supremo Consiglio del Rito Scozzese. Il 29 luglio dell'87, giorno dei suoi funerali, lo stendardo di quest'ordine apparve abbrunato a mezz'asta al balcone di Palazzo Guirini, sede del Grande Oriente d'Italia e del Supremo Consiglio. Ancora oggi, ora, vi è una loggia intitolata ad Agostino De Pretis nella città di Voghera. Tutto qui, grazie.